La tanto attesa ondata di maltempo è puntualmente arrivata nelle ultime ore nella nostra regione con piogge violente, vento e temperature in picchiata anche di 10-12 gradi. I problemi maggiori si sono registrati a metà mattina nel Teramano e in provincia di Pescara. A Colonia Spiaggia un'automobile è rimasta bloccata nel sottopasso allagato di via della stazione. A Tortoreto problemi in alcuni sottopassi, mentre ad Alba Adriatica via Arno è stata chiusa per allagamenti. Grossi problemi anche fra Pineto e Silvi, dove diverse strade si sono trasformate in torrenti con il traffico in tilt lungo la nazionale Adriatica al confine con il territorio comunale della provincia di Pescara. Problemi di traffico anche lungo l'autostrada A14 nelle zone collinari alla periferia di Atri. Ci sono stati alcuni smottamenti, molti i tombini saltati sotto la forza dell'acqua. Il mare grosso ha creato problemi sulle spiagge. I fiumi ingrossati al momento però non destano particolare preoccupazione. Al lavoro in provincia di Pescara e nel Teramano vigili del fuoco, polizia municipale e uomini delle altre forze dell'ordine. Fino a domani pomeriggio sera la situazione continuerà ad essere caratterizzata dall'instabilità, perché con la nostra regione continuerà ad essere interessata da correnti fredde provenienti dai quadranti settentrionali, che manterranno attive appunto condizioni di instabilità, annuvolamenti e rovesci probabili fino alla serata di domani, con un'ulteriore diminuzione delle temperature. Da domenica invece il tempo inizierà a migliorare a partire dal settore occidentale, quindi dall'Aquilano e sulle zone montuose, in estensione poi nel corso della mattinata nel pomeriggio verso le restanti zone, anche se continuerà ancora a soffiare il vento dai quadranti settentrionali in ulteriore attenuazione. Un ulteriore miglioramento probabilmente è previsto nel corso dei primi giorni della prossima settimana, quando ci sarà anche una graduale ripresa delle temperature.